È una storia di Ella, di incantesimi. Ma avanti, siamo alle soglie del 2000. È questo che mi preoccupa, signor commissario, che siamo alle soglie del 2000 e accadono ancora queste cose, lei capisce? Comunque lei è un tutore della legge e mi trovi una legge che configuri la cosa della Yellenzo. Sotto certi aspetti si potrebbe configurare per esempio il reato di plagio. Ecco, plagio, Yellenzo, basta che l'arresto. Ma che arresto? E con quali prove poi? Vogliamo pazziare? Vabbè, ma lei mi trovi qualche cosa, signor commissario. Secondo lei io da chi devo andare? Dall'idraulico? Voi dovete difendere un cittadino onesto che si trova in brutte acque. Intanto mi dica chi è. E sta sul pianerotto di casa mia, lei l'arresta e basta. No, no, lei lo deve nominare, cognome e nome. No, facciamo una denuncia contro ignoti, tanto io l'accompagno, lei lo becca e ci dà 20 anni, 25 anni. Per sporgere denuncia mi deve dire contro chi, mi faccia quel nome, lo esigo, lo pretendo. La Iella non esiste, se lo deve mettere bene in testa. Non esiste. Mi meraviglio di lei, commissario, che parte europeo, dalla cena napoletana. Sì, sono napoletano. E meno male! Che mi sono premunito di tutti questi piccoli amuleti e amuletini. Ma che servono? Ma che servono? E invece contro la Ma che servono? Di che cosa ha paura? Qua siamo in questura, ci sono centinaia di poliziotti. Le finestre sono ben chiuse, le mura qua sono belle solide. Ma guardi che quello... Quello attraverso i muri è come un laser. Per cortesia, stia calmo. Mi faccia quel nome! Signor commissario, la prego, non me lo faccia fare. Io sono a pensiero, sto tremendo, sto sudando, grondi. Guardi. Senta, mi faccia quel nome. O la sbatto dentro per resistenza e oltraggio. Avanti! Guardi che è sotto la sua responsabilità, sì. Commissario. Insomma, si vuole decidere? Ma la smetta, la pianti. Avanti, mi dica quel nome. Aspetta, scusi un attimo, che è meglio premunirsi. Quello è potente, potentissimo, signor commissario. Sì, se era quest'ora io sarei già morto di una morte congenita, naturale e la palissiana. Che c'entra la palissa ora, questa su? È tutta roba scientifica, eh? Uffa, mi faccia quel nome. Io lo faccio. Sì. Prenda in mano l'antidoto. Per cortesia, signor commissario, prenda in mano l'antidoto, la prego. Questa è il gobbo maschio, porta bene. La gobba femmina invece porta iella. Mi faccia quel nome e basta! Io lo faccio, eh? Sì. Corindo? Sì. Corindo Marchiella! Ha visto? Ha visto che è successo? E meno male che abbiamo tenuto in mano questa roba, se no ci veniva addosso il palazzo di giustizia. Ma no, signore, è stata la ruggine che ha fatto cadere quel coso. Vada via, che non ho tempo da perdere con lei. Un momento. Vada via, prenda questo. Prenda questo, via. Stia fermo, questo no, metta qua, stia fermo. E mi sono incasinato, signor commissario. Vada. Attento ai vetri, vada. Arrivederci. Vada, per carità. Ah, mi scusi, signor commissario, mi sa che mi sono fregato il tampone e il portatimbri. Vada, sparisca, vada via. Emergenza! Sì, suonate. Mi potete pure ammazzare a me, io più forte di così, non ci vado. Anzi, metto pure la prima. Ma rimbambito, hai cambiato? No, sto sempre con tua madre. Chi c'è la precedenza, c'hai? No, la precedenza ce l'ha il carofuro perché porta iella. M'hai fatto fa pure male, m'hai fatto fa.